Cari lettrici e cari lettori, buongiorno. È uscito in edicola il numero di agosto di Rizzanti Age, un numero da leggere tutto d'un fiato, ricco di tanti argomenti e consigli utili per mantenerci giovani e in buona salute. Lo vorrei sfogliare con voi e cominciamo dal servizio di copertina che questo mese è dedicato ai problemi collegati allo stomaco, come la gastrite, l'acidità e il reflusso. Gli esperti in questo articolo ci spiegano che con la menopausa e i conseguenti scombussolamenti ormonali le difficoltà digestive aumentano e con esse il senso di pesantezza, il gonfiore addominale, la stanchezza. Quindi dall'aloe al carciofo, dalla papaya al tè bancia, alla melissa, per citare qualche esempio, ci consigliano tanti rimedi naturali e anche una ginnastica posturale molto semplice ma anche molto utile perché ci aiuterà a migliorare il nostro processo digestivo. I benefici di una buona digestione sono tanti. Per prima cosa evitiamo quel senso di pesantezza che è davvero fastidioso, ma eliminiamo anche i gonfiori, le fermentazioni, aumentiamo la nostra energia e il cervello diventa più attivo. In questo numero troverete anche un bel servizio dedicato alle vacanze, non potevamo non parlarne. Che andiate al mare, in montagna, che restiate in città, come fare a renderla perfetta la vostra vacanza? E come ricaricarci nel corpo e nella mente di energia, entusiasmo, da immagazzinare e poter star bene tutto l'anno? Troverete le risposte in questo servizio che vi insegna anche una tecnica immaginativa che si ispira al potere rigenerante dell'acqua e della natura. Vi consiglio naturalmente l'articolo di Raffaele e Michel Morelli. I due autori si ispirano alla storia di Marianna, una donna che era sempre stata severa e rigorosa e che con la menopausa si riscopre più scherzosa e femminile. Lei si stupisce e un po' si preoccupa di questo suo nuovo modo di essere, ma gli autori ci spiegano che nella maturità, in realtà, abbiamo la grande occasione di scoprire quei lati del nostro carattere che ci rendono più complete. Siamo sempre portate a prestare attenzione ai nostri pensieri, ai comportamenti, ai sentimenti, in breve a tutto ciò che riguarda la nostra attività cerebrale e molto spesso trascuriamo il nostro corpo, lo diamo per scontato e ci accorgiamo di lui solo quando arriva un dolore o un disagio. Ci fa male la schiena e in quel momento la percepiamo. Arriva un eczema e la pelle si fa notare. L'articolo intitolato Il corpo ci parla, impariamo a dargli retta, ci spiega come fare per ascoltarlo di più, fare più attenzione ai suoi segnali. È un ottimo esercizio che ci aiuterà a mantenerlo ancora più attivo e in buona salute nel tempo. Per i problemi articolari, gli autori di Rizza, Anti-Age, vi propongono gli aiuti che possiamo ottenere dai rimedi naturali in caso di dolore per ridurre le infiammazioni, per proteggere le nostre cartilagini. C'è anche un servizio dedicato al dimagrimento in estate, un percorso globale per approfittare proprio dell'estate per perdere peso e tonificarci. Tra i tantissimi altri articoli di Rizza, Anti-Age, ve ne segnalo un altro, quello dedicato alla cura dei capelli quando siete al mare. Come difenderli dalla sansedine e dai raggi solari per mantenerli lucenti e brillanti anche in spiaggia. Rizzanti Age è la rivista che ci aiuta a proteggere il nostro capitale giovinezza, giorno dopo giorno. Vi aspetto in edicola ogni mese. Buona lettura!